Guardia di Finanza e il Nucleo di Polizia Tributaria è stato interessato da questa indagine l'anno scorso, anzi aprile del 2012, e in particolare abbiamo, come dire, messo insieme tutte le fonti di prova che erano state raccolte per poter determinare con precisione il tasso pagato e accertare pertanto che quel tasso era un tasso usurario, per cui è stato fatto un lavoro documentale sulle dichiarazioni testimoniali, sulle indagini tecniche, e si è riusciti per l'appunto a determinare questi interessi che in alcuni casi sono arrivati fino al 140% annuale. Accanto a questo abbiamo svolto un lavoro di accertamento patrimoniale, perché il giudice per le indagini preliminari ha disposto anche il sequestro preventivo per equivalente. Ciò significa che per ogni soggetto che ha commesso il reato abbiamo in pratica sequestrato oggi l'interesse usurario, ovvero quanto aveva illecitamente sottratto a queste persone, molti imprenditori sfortunati che sono finite nelle loro mani. Grazie.